Amici di Sport Legnano, bentornati al Palavolley, pre-allenamento della Focol. Avrete già riconosciuto le nostre ospiti. Alla mia sinistra Stefana Grimtin. Ciao a tutti. E alla mia destra Sania Fanoldi. Ciao Sania. Questo è terribile. Ciao a tutti. Non ti Te lo ricordo io, Stefana. Parlaci delle tue origini ungheresi, perché non sei italiana. Ungherese, no, no, ma si vede anche dal mio capello biondo, no? Esatto. Dalla mia un fisicità. Po'. Certo, cioè, okay. Non l'ho mai detto a nessuno, ma esattamente non sono italiana, bensì, anzi, non lo sapevano neanche loro, credo. Ungherese, confermo. Esatto. Ok. Certo. Allora, veniamo a quelle domande che tanto ci emozionano. Partiamo con te, Sania. Allora, partiamo dal film. Un film che proprio ti ha buttato giù il morale. Ma non lo so, guardando tanti film e serie TV, non ce n'è uno in particolare. Fanno tutte schifo. No, però solitamente quando sono con altre persone non mi fanno mai scegliere i film perché sono brava, ho il radar per scegliere i film con un brutto finale o terribili. Perfetto, molto bene. Filmaccio? Filmaccio, allora, premettendo che io odio i film horror, cioè proprio non ce la posso fare. Okay. Quando ero giovane, mi hanno obbligato e trascinato a vedere tipo Saw 4, Saw 3, qualcosa del genere. Okay. In cui tipo la prima scena era una mezza sala operatoria in cui era tipo tutto squartato e dopo 30 secondi ho preso il telefono, non ho più visto il film. Okay. Basta, quindi ho proprio questo ricordo impresso nella mente. Ma perché il 3 che è brutto, il 4, l'1 no, bellissimo. Invece dopo gli altri li ho visti tutti sicuramente. Cioè, dopo l'altra saga, tutta la saga ho visto, certo. Molto bene. Va bene, allora, musica invece, il genere che non sopporti, sai per farmi felice cosa devi dire? La trap. Brava! Ma perché è quello che ascolta mio fratello e mi fa schifo. Perfetto, concordo. Quello che dovevo dire, giusto. Bravissimo, sì. Beh, fratello l'hai aggiunto, ma va bene comunque. Ok, ok. Aggiungiamo? Particolari. Ma in realtà le andate già tutte, a parte la trap, ma anche la rock, quello proprio. Niente, no, non ce la posso fare. Esagerate, sataniste. No, no, quelle proprio bocciate. Perfetto. Però sì, sempre quelli. Allora, cambiamo l'ordine, siamo originali, stiamo su di te, Stefana. La cosa che odi fare? Odio fare. Odio arrivare in ritardo. Ok. E anche magari le persone che arrivano spesso. Ho tanti amici che arrivano in ritardo e. Però mi sto abituando, stai cercando di cambiare amici? Sì, no. Adesso la vedo un po' grigia, però. Sì, non è il momento di fare grosso. Diciamo che non è il momento di ampliare. Però è una cosa che non sopporto. Ok. Tu sei una di quelle che arriva in ritardo e che lei non ti sopporta. No, io anticipo. Infatti, stessa cosa. Sono già qua da ieri sera per l'intervista. Esatto. Okay. Non vedevo l'ora. Okay. Stessa cosa e odio andare a fare la spesa. Ok, quindi certe volte non vai e non mangi. No, quando vado mandi con qualcuno. Sì, esatto. Perfetto. Va bene. Allora, abbiamo le due domande che di solito riservano delle emozioni. Il personaggio famoso che ti sta meno simpatico, per usare una parola raffinatissima, qual è? Barbara D'Urso. Senza dubbio. Pure io. Perfetto. Quotatissima, perfetto. Quindi solo lei stacca tutti gli altri. Sì, sì, sì. Perfetto. Primato lo vince. Molto bene. E una new entry, non ha mai detto nessuno, Alfonso Signorini. Bene, che tra l'altro sarà una coincidenza, ma i due sono in ottimi rapporti tra loro. Immaginavo, no, ma di solito le simpatiche si vedono troppo, ormai sono troppo presenti. Ogni volta che accendi la televisione c'è o D'Urso o Signorini. Esatto. Su Canale 5 ne hanno motivo per cui non accendo mai la televisione. No, esatto. Okay. Va bene, l'ultima domanda è quella sul cibo. Qual è il cibo che meno ti aggrada? Allora, sono un po' schizzinosa in generale, però qua adesso prenderò insulti da tutti, ma il sushi. Il sushi, te lo appoggio. Ah, ok. Il sushi. Il pesce crudo, se non ci metti su un chilo di salsa non sa di niente. Sì, questo sì. È il concetto. Ok. Il sushi no. A parte che 4 anni che lo mangio, io non è che anche lì, non è che ero una fan. Okay. Mi hanno praticamente trascinato anche lì, quindi. Okay. Però io adesso so che tanti mi diranno: no, com'è possibile? Il gorgonzola. Il gorgonzola? Sento tutto, li sento già le voci dal. Fa un po' senso però vederlo così. Sì, no, ma proprio ma è già i formaggi, anche io non sono proprio. Una. Cioè, proprio mozzarella massimo, proprio. Poi oltre non mi. Però il gorgonzola, oltre a vederlo anche l'odore, mamma mia, ce la posso fare. E costantemente quando vanno in pizzeria da parte a me c'è qualcuno che mangia la pizza col gorgonzola. Esattamente. Meglio con l'ananas che col gorgonzola. Sì, sì, assolutamente. Già anche, però va bene, sì, esatto. Quindi. Va bene.
Va bene, allora, Stefara, ovviamente Stefania si Grimoldi. Non si può mentire. Devo dire che è più musicale Sania di Stefara. Sì, no, infatti non avevo dubbi che sceglievate un abbinamento pessimo. E dovevi finire in ara, purtroppo. Comunque, grazie a Stefania Grimoldi. Grazie a voi, ciao. Top assoluto. Sania, prima di salutarti, tu sei dell'Est Europa anche tu, però hai un nome tipo serbo. Sì, esatto. Ok, quindi Fantinosca. Sara Fantin, grazie mille. Ciao a tutti, grazie. Ciao.